Il programma è realizzato in collaborazione con Azienda Agricola Torre d'Orti. Turri, olio di frantoio dal 1951. Bellini, particolare e inconfondibile. Tutto è pronto, ben ritrovate Sinfonia di Sapori intanto. Massimo e Anna si stanno preparando per una sinfonia di poco eccezionale, con il petto d'anitra, il miele, un richiamo così un po' vago ma affascinante alla cucina cinese, adattata ai sapori di casa nostra. Allora, vediamo subito gli ingredienti. Dunque, 500 g di petto d'anitra, 100 g di miele mille fiori, 10 bacche di ginepro, rosmarino, salvia, scalogno, 50 g di fave sgranate, 100 g di zucchina, peperoni, pomodori, 20 g di pinoli, sale, pepe, olio extravergine d'oliva del Garda. Vediamo allora questo petto d'anitra. Cari amici, ben ritrovati. Ciao Anna. Ciao, nuova ricetta, nuove emozioni in cucina. Va bene. Allora, cosa mi fai fare? Base padella, olio extravergine di oliva, naturalmente gardesano, e ho preparato un battuto di aglio e scalogno. Vai subito a inserire dentro per cortesia un po' di cipolla, ce l'hai già tritata, e poi andiamo in ordine di cottura, quindi la carota, il sedano e il peperone, perché comunque per acquisire il sapore devono anche un po' rosolare. Io ho un bel petto d'anatra intero, lo vado a tagliare a metà, semplicemente. Nel frattempo io preparo l'anatra per la cottura, l'appoggio così, in questo modo, vado a inserire un po' di sale grosso, il miele. Il miele? Certo. Sull'anatra. Vado alla carica un po' di miele. Ma come mai il miele sull'anatra? Cioè, sembra un po' insolito questo allora, elemento. Ho pensato al miele con l'anatra partendo da un classico della cucina cinese, quindi l'anatra alla pechinese. Qualche bacca. Sapete che prendo una? Manca un po' di pepe. Andiamo subito a inserire anche degli aromi, quindi la spezziamo in maniera generosa, anche perché poi andremo a costarla alla caponatina che stai preparando. A proposito di caponatina, io sì, qua ho messo allora cipolla, peperone, carota, sedano, la base, peperone, e adesso è il momento delle zucchine. Ok. Aggiungi ancora un goccio di olio, anzi faccio io. Grazie. Perché vedi che ti chiede un po' di umidità, è troppo asciutto. E dentro quel barattolino c'è un po' di acqua, puoi aggiungere anche un po' di acqua. Sì. Sì, sì, aggiungi pure. Che bello. Perfetto. Mantieni pure la fiamma viva, così la carne arrosola e dà più sapore. Molto bene. Sta venendo proprio buona questa caponatina, però c'è qualcosa che non mi quadra, perché lo chef non mi ha mica detto cosa servono i pinoli e anche le fave in questa caponata. Bene, Anna. I pinoli e le fave ho voluto inserirle dentro perché comunque la caponata è nata in Sicilia. Quindi un po' di pinoli, un po' di fave, poi andremo a inserire, abbiamo già inserito un po' di pomodoro, lo riprendiamo nella decorazione. Nel frattempo io procedo a scaloppare il nostro petto d'anatra. E adesso naturalmente spazio la fantasia anche con la composizione del piatto. Qui entro in gioco io, vero? Certo. Allora, guarda, ti do qualche dritta, eh? Allora, riprendiamo i sapori, quindi il miele. Ok, bene. Così, con calma, diamo semplicemente una laccata, in questo modo, che si veda bene. Fatto di questo piatto etnico, vado a inserire anche un po' di cipollina, mi ispira così, e andiamo a porla in questo modo. Ma guarda, ma sei un artista. La caponatina, dove la inseriamo? Dove la inseriamo? Allora, ti do il cucchiaio. Ecco. Me la inserisci all'interno, andiamo un po' in altezza perché poi andremo a porre il nostro petto d'anatra sopra. Faccio una montagnetta? Sì, fai un po' contenuta al centro, mi raccomando. Sai che non sto mai contenuta. Ancora un po', ancora un po', pianino, pianino, pianino. Come si dice, no, l'occhio vuole la sua parte, quindi il piatto deve presentarsi sempre ordinato, pulito, va bene così. Quindi hai inserito tutto, vero? Hai salato, pepato, poi ancora un goccio di olio. Perfetto. Le fave, c'è tutto. Allora, adagiamo sopra l'anatra scaloppata, riprendiamo direi anche con un po' di fondo di cottura che custodisce tutto il sapore sia della carne, però ti ricordo che l'abbiamo laccata col miele, quindi anche un punto questo. Dolce, esatto, esatto. Manca un po' di colore, cosa riprendiamo? Pomodorino? Pomodorino.
tagliamo semplicemente a metà, mettiamo uno qua e uno là. Guarda, guarda che bel piattino che ti ho preparato. Beh, bellissimo, cosa dici? Sembra un quadro. E il profumo anche. Direi proprio di sì. Beh, a questo punto io sono curioso, te cosa dici? Che abbinamento farà il nostro Stefano con questo piatto? C'è l'anatra, c'è il miele, tante verdure, è un piatto un po' estivo, però l'anatra comunque è una carne saporita, ma a te Stefano. Sento che le diventa brava l'Anna. Direi di sì, dai. Passetto alla volta. E allora anche in suo onore e in onore di questo piatto io ho pensato a un Valpolicella, perché è vero che l'anatra qui ha un'ispirazione anche cinese, ma è anche un piatto di casa nostra, quindi un sapore tipico veronese con un vino veronese, la Valpolicella, la Corvina, la Rondinella, il Corvinone, questo blend di vitigni fantastico che ha reso grande questa porzione di territorio veronese. Una bella corposità, un'intensità che sa di frutta secca, rossa, matura, quindi ben si armonizza con tutto quanto. Ma sono d'accordo Stefano, l'incontro c'è, l'abbinamento è perfetto e poi anche in merito al territorio sfondi una porta aperta, perché mi sono cresciuto Anna, raga, la menona me l'hai preparata tutte le domeniche e poi ho cambiato. Ah, che bella Norò. Che brava che l'è l'Anna. Okay. Una sinfonia di sapori riuscita. Riuscita. Se volete rivederla, digitate Sinfonia di Sapori su YouTube e ci vediamo la settimana prossima. Cin cin, brindo su Nobì. Particolare e inconfondibile. Azienda agricola Torre d'Orti. Turri, olio di frantoio dal 1951. Vi ringraziano per l'ascolto.